Salve cari amici, bentornati sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Oggi facciamo un po' di shopping, ovvero vi voglio far vedere qualche orologino che ho in vendita e se siete interessati così potete acquistarli dal sottoscritto. Eccoci qua cari amici, a parlare insomma di questi orologini che saranno... La maggior parte saranno vintage, perché sapete che io tratto più che altro quelli vintage, ma ci sono anche qualche orologino molto molto più recente. Ve li voglio proporre, ogni tanto questi video di cacce che ho fatto, che ho, magari anche qualche, ma già un po' che non li faccio, e ho detto, ma perché no, facciamo un videino dedicato un po' allo shopping. Quindi vi ricordo che se, dopo che avete visto gli orologi, se siete interessati, perché non dirò i prezzi, perché i prezzi invecchiano i video rimangono online praticamente per sempre, quindi non mi va che il video mi diventi vecchio. Quindi se siete interessati tranquillamente vi lascio la mail qui che scorre, anche poi la trovate anche in descrizione del canale, mi contattate per qualunque altra delucidazione, ci scambiamo i numeri di telefono e andiamo avanti nella trattativa. In alcuni casi posso effettuare anche qualche permuta, nessun problema, chiaramente se l'orologio che avete da proporvi mi interessa. E quindi sono aperto anche a questa possibilità. Quindi non ci resta che girare la telecamera e vedere gli orologi uno ad uno. Bene cari amici, cominciamo con la disamina di questi orologi che ho cacciato in questi ultimi tempi. È già un po' che non facevo un contenuto di questo simile, perché non so, me l'ero scordato di farli sinceramente. Comunque dai, facciamo uno oggi bello bello ricco di contenuti. Vediamo un po', allora cominciamo. Il primo orologio che vi faccio vedere è un bel Fortis Flipper, orologio che porta i suoi segni del tempo. La cassa è cromata, come vedete ho messo questo cinturino nato in pelle. L'orologio è stato revisionato, quindi è funzionante. Diametro cassa è di 38-39 mm. Va bene? È un orologio simpatico, un orologio che diciamo non ha grandi velleità, grandi pretese, però è un bel modellino della Fortis Vintage. Non so se sinceramente la ghiera, non so se è la sua, è una ghiera fissa, però ho visto qualche foto di repertorio, potrebbe anche essere la sua, però non lo so, non lo so. Comunque, Fortis Flipper. Corona originale, la cassa è cromata, ma è in decenti condizioni. Eccolo qua, questo è il primo orologino. Ma andiamo avanti. Adesso abbiamo questo. Questo è uno Zenith TV. Vedete, ha questo quadrante un po', purtroppo si è rovinato con il tempo. È un automatico. Il diametro della cassa qui è 32 mm, quindi un orologio abbastanza piccolo, però ha questo bellissimo bracciale, guardate che bracciale che c'ha, con tutte le sue maglie, perché mi sta a me, che ho un polso da 19, quindi tranquillamente mi sta a me anche comodo. Questa è la chiusura, marchiata Zenith. E questo è il suo fondello. Ora se riesco ve lo apro, un attimino, aspettate un attimo. Eccoci qua, abbiamo aperto, questo è il suo calibro revisionato, eccolo qua, e questo è il fondello revisionato a giugno del 2024, quindi un orologio a posto. A parte questo piccolo problemino, piccolo insomma, sul quadrante, che chiaramente ne inficia un po' il valore, però chi gli piacciono i corona chiaramente originale, chi gli piacciono i vintage, insomma, fa parte della storia dell'orologio. Eccolo qua, Zenith TV, guardate che bracciale, sembra un serpente. Io, a me che c'è un polso, insomma, abbondante. Bello. Andiamo avanti. Qui si parla di Girard Perregaux, orologio che non avevo mai visto. Questo l'ho ritirato da una persona che mi ha dato un permuta su un altro orologio. Qui da Double Matic. Io ho visto il Giromatic, ma Double Matic non ho mai visto. Orologio che
è automatico, ha la cassa laminata in oro, fondello è originale, vedete il logo qui centrale, poi non so se era scritto, ma qui ci si legge Girard Perregaux. È un orologio che ha bisogno di un po' di attenzioni, ovvero secondo me andrebbe cambiata la corona che insomma non è che ci stia tanto bene e poi andrebbe cambiato il vetro, vedete qui ha sofferto un po'. L'orologio è automatico e funziona pure, ora vi faccio vedere il movimento, è pure funzionante tra le altre cose e tiene anche discretamente il tempo, però io consiglio di fargli fare una revisione. Ora i casi sono due, questo è il movimento. Questo è il movimento. Allora, 30 rubini, questo movimento qui. Cioè, non so se capite. 30, sono tanti, Questo è il suo fondellino, eccolo qua. Dicevo, questo orologio io gli do due opzioni, ovvero, ora guardo un po' se a qualcuno di voi interessa, chiaramente a un prezzo più vantaggioso, più vantaggioso. Hanno detto il diametro, scusate, il diametro cassa è di 33-34 mm, però insomma se al polso, eccolo qua, guardate come sta al polso, così, è un Girard Perregaux. Allora, dicevo, a questo orologio gli do due chance, ovvero intanto ve lo propongo così. Quindi orologio funzionante, originale, la corona sicuramente no, automatico, è un Girard Perregaux con un movimento a 30 rubini, quadrante ha questa patina del tempo, ma insomma ci sta, e non lo revisiono e non gli cambio il vetro. Per un po' vediamo se qualcuno di voi interessa così, magari se lo vuole sistemare per conto suo. Poi se non interessa a nessuno, a quel punto ci metterò mano io e lo farò revisionare, farò cambiare il vetro, però chiaramente poi si parlerà di altre cifre. Questa è un'ottima opportunità per chi vuole prendere un Girard Perregaux a un prezzo vantaggioso, con due piccole, con un service, un vetro e una corona, secondo me è una lucidatina, viene un bello orologio, che già è bello ora, ma dopo verrà ancora più bello. Adesso procediamo con il prossimo orologino. Allora, questo è il primo di tre skin diver che ho. Allora, questo è un Subwater, cassa cromata, eccolo qua, revisionato, corona chiaramente è anche quella lì a segno del tempo, quindi orologio funzionante e revisionato, eccolo qua, diametro cassa qui è di 40 mm, quindi un bel diametro, questo qui è un Subwater, guardate. L'orologio, da tagliare roulette, e questo è il primo. Poi ne ho un altro, anzi altri due. Questo invece è un Sea Watch, dovrebbe essere, sì, Sea Watch, anche questo revisionato, infatti è bello fluido, lancetta dei secondi a freccione, eccolo qua. Anche questa è la cassa cromata, erano tutti con la cassa cromata. Questo è il suo fondello. Guardate. Sono orologi vissuti, però sono belli proprio per quello, perché sono vissuti. Eccolo qua. Questo è il Sea Watch. Carino, ho messo questo cinturino che ci sta bene. E diametro cassa, qui siamo sui. Vediamo un po'. Siamo sui 35 mm, 36 mm, mentre invece l'altro era, vediamo un po', che ve l'ho detto, questa mi sembra un po' più grandina, questo siamo su 39, un po' più grande questo è un po' più grande, infatti si vede anche a occhio, ecco qua. Ma ne abbiamo un altro, che forse dei tre è, no senza forse, è il più bello, che è questo qui, questo è un Pierfa, va bene, un Pierfa, con movimento ETA, questo vediamo se riesco a aprirvelo, sì, perché c'è una chiusura, c'è un fondello un po' noioso, questo si apre, allora questo, eccolo qui, guardate, qui c'è un bel ETA automatico, questo è il suo fondello, guardate che fondello, che spessore, perché questo qui, a differenza degli altri due,
Questo qui ha un'impermeabilità di, aveva all'epoca un'impermeabilità di 200 metri, cosa che invece non va con gli altri skin dive. Ha la corona a vite, quindi chiaramente si parla di un altro orologio, e anche questo è funzionante. Eccolo qui. Bello, questo è bello. La cassa all'inizio quando l'ho preso sembrava acciaio, invece poi sicuramente anche questa non lo è perché non c'è scritto niente, quindi sarà cromata, però diciamo che è in ottime condizioni, guardate. Guardate che condizioni che c'ha questa cassa. Questa cassa ha un diametro di, vediamo un po', questa è grandina, è un 40. Bene. Questo è un bell'orologio, eh? Ho messo questo bel cinturino che ci sta secondo me come il cascio sui maccheroni, guardate come sta bene anche al polso, guardate, ehi, stai lì, mia master box, guardate, bello, eh? Bello questo piezo. Quindi gli skin diver disponibili sono questi tre qui, ok? Tutti funzionanti. Un subwoofer, un Sea-Watch e questo piezo che secondo me è il più bello di tutti. Andiamo avanti. Allora, continuiamo con i vintage. Allora, questi vi faccio vedere, alcuni ce li avevo già da un po' di tempo, comunque ve li faccio vedere se, visto che facciamo questo contenuto, se qualcuno è interessato. Allora, ragazzi, parliamo di questo Certina, questo bel Certina, aspettate che lo mettiamo a fuoco meglio, eccolo qua. Certina DS2 Day Date, perché c'è anche la versione Date e basta. Questo è il Day Date revisionato. Allora, qui è un po' sporco, ma non è graffiato. Revisionato, quadrante caffè, tabacco, come lo volete chiamare, cassa cuscino. Ha il suo cinturino originale, bracciale originale, fondello classico dei Certina, che sono bellissimi. Guardate che meraviglia. La corona è generica. La corona purtroppo è generica. Aspettate che gli do una pulitina, quindi la corona non è la sua. L'unica cosa che non è originale di questo orologio. L'unica cosa che non è originale, scusate che ve lo metto un pochino più pulito. L'unica cosa che non è originale, dicevo, è la coroncina. Per il resto è tutto originale. Revisionato, movimento Day Date. Questo è il suo bracciale, il suo bracciale originale. Guardate, eccolo qua. Copre polsi fino a massimo secondo me 18, a me mi va un po' stretto, guardate, cioè lo infilo, si chiude, però io non lo porterei così perché a me mi va stretto, quindi considerate polsi fino a 18, a 18 centimetri massimo, di più non è possibile indossarlo. Orologio bellissimo secondo me, anche ha delle buone quotazioni, quindi se siete interessati. Come sempre, i prezzi non li dico nel video perché invecchiano il video. Se siete interessati, mi contattate per un primo contatto sulla mia mail e vediamo e vi dico tutte le cose. Scambiamo telefoni e vi spiego un po' di cose. Ok? Quindi questo Certina DS2 Day Date, bellissimo. Poi continuiamo con i vintage. Ho questo Longines, scusate, 1268Z con corona originale, guardate, è ristampato sicuramente. Però insomma è una ristampa vecchia, discreta, anche fatta abbastanza bene. Cassa chiaramente in acciaio. Ah no, mi sono dimenticato di dire le misure del Certina. Cassa in acciaio da 35 mm, 34-35, bello orologio, con la sua coroncina, cinturino generico. Eccolo qua, quadrante ristampato, ma se era brutto hanno fatto bene a ristamparlo. Io non sono contrario alle ristampe, eh? L'orologio chiaramente revisionato recentemente, ci tiene il tempo benissimo, l'ho portato anch'io al polso, devo dire che non ha problemi, è un bel orologio insomma, coroncino originale, eccolo qua, Longines 1268Z. Dicevamo, le misure del Certina, che mi sono dimenticato prima, è di 39 mm, guardate, quindi un bel orologio, bello grande, bello. Poi ragazzi, continuiamo. Allora, da farvi vedere c'ho anche questo crono Poljot col chiaro col 3133. Allora, questo qui è un quadrante un po' più raro dei soliti che si vedono in giro. Non so se voi ne avete visti spesso, io questo qui non l'ho mai visto, sinceramente l'ho visto poche volte. La cassa è cromata, un pochino vissuta, vedete?
Però l'orologio tutto sommato è in buone condizioni, funziona. Il crono funziona perfettamente. L'unica cosa forse, vedo che la lancetta non azzera perfettamente, ma insomma qualunque orologiaio lo metterebbe a posto. Per il resto funziona. Non conosco la data della revisione di questo orologio, che non l'ho revisionato io, l'ho fatto revisionare, l'ho ritirato così, però se volete un crono a un prezzo basso, con la possibilità di avere un dial un pochino più raro, secondo me, se siete appassionati di russi, questo non lo dovete far scappare. Ora che conosciamo abbastanza bene tutti, anche qui la cassa siamo intorno ai 36, 38 mm, eccolo qua. Quindi dai, bello orologio, Polgot 3133. Allora, ora vi faccio vedere un altro bello orologio. Qui chiaramente si va su un livello un po' differente, ve l'avevo già fatto vedere sul canale. E parliamo del mio Zenith Defy Spaceman. Allora, questo orologio io l'ho ritirato da un signore, questo non è mai stato lucidato, è stato solo revisionato. Va bene? È un orologio praticamente in tonso. Gli ho fatto fare la revisione. È bellissimo perché è un orologio in piena linea Space Age, non è il solito cassaforte del tempo. Posso capire che il cassaforte del tempo a qualcuno piaccia di più. A me piace più questo perché è una linea che non si vede tanto facilmente. Poi ha il suo bracciale originale Zenith Gay Freres, eccolo qua, vedete? Qui c'è scritto, dov'è? Giriamo. Gay Freres. Gay Freres, marzo 1971, eccolo qua, c'è scritto. Bracciale anche bello teso, come vedete, non è lasco. Cioè, questi orologi, fai conto che questo mi va anche a me, guardate. Guardate che bracciale, con tutte le sue maglie. Allora, questi orologi tanti li smembrano, perché il bracciale costa un po' più dell'orologio. Io per ora non lo vorrei fare, eh? Vorrei che qualcuno lo acquistasse in tutta la sua bellezza e lo acquistasse completo com'è. Poi, se più avanti, purtroppo non riuscirò a venderlo, probabilmente anch'io potrò pensare di fare questa cosa, cioè di vendere il bracciale a parte e la testa dell'orologio, per conto suo. Perché questi bracciali sono rari e costano un sacco di soldi. In questo caso, comprandolo tutto intero l'orologio, il prezzo è molto più vantaggioso, secondo me. Quindi, se siete interessati, Zenith Defy o Defy, che dir si voglia, Spaceman, orologio abbastanza raro. Qui siamo sui 35 mm di diametro cassa. Sembra un po' anche un rado, no? È un particolare, un orologio insolito. Eccolo qua. Il movimento è 28.800 alternanze ora, quindi il solito del cassaforte del tempo. E direi che è un orologio top. Guardate come luccica, mai lucidato. Andiamo avanti. Faccio vedere un'altra bella chicca, ragazzi. Un'altra bella chicca. Abbiamo fatto un po' gli ultimi, un po' più di livello alto. Allora, gli ultimi sono più di livello alto perché ve li faccio vedere. Allora, aspettate che lo carico. Allora, eccolo qua. Si parla di questo Universal Genève Unicompax con il calibro 285. Eccolo qua. Richiamo un pochino. Allora, questo orologio io l'ho reperito, gli ho fatto fare la revisione, gli ho cambiato il vetro, gli ho cambiato le lancette ore e minuti perché erano mancanti. Invece le lancette del subcontatore e della lancetta dei secondi cronografici era sua. Il quadrante non è stato toccato. La cassa l'ho rifatta fare dal cassaio perché era una cassa purtroppo cromata con fondello in acciaio in condizioni che non erano, diciamo che non erano belle, eh? Erano brutte. Però è tornata nuova, tornata nuova. Questo è un bello orologio, vi faccio vedere dopo anche il movimento. È bello grande perché questo è un crono da 38 mm, quindi è bello grandicello. Bellissimo, secondo me, bellissimo. Anno 1957, orologio molto ricercato. Guardate anche il crono come
va perfettamente. Insomma, sono orologi particolari questi qui, eh. Se siete interessati, non ve li fate scappare perché non so quanto ancora ci saranno. Però al momento ce l'ho. Eccolo, parliamo di Bulova, eh? Bulova, adesso qui c'è la scatola, là c'è la controscatola, andiamo fuori l'orologio subito. Allora, di che si parla? Si parla di un Bulova Lunar Pilot nella versione braccialata. Eccolo qua. E qui è tutto attaccato, aspettate, ecco qua. Allora, questo c'ha sempre anche la sua tag. Quindi, bello Bulova Lunar Pilot, diamo una pulisina, eccolo qui. Guardate come frulla il movimento a 262 kHz. Bello, eh? Misure un po' abbondanti, eh? Questa è quella da 45, un po' grossina, però un bel pezzo. A me ci piace. Vetro zaffiro, il suo bracciale originale, eccolo qui. Questa è tutta la scritta. Sotto classica, insomma, l'orologio che conoscete più o meno tutti voi appassionati. Eccolo qui, mettiamolo al polso. Eccolo qui. Qui abbiamo Bulova Lunar Pilot. Qui ci sono anche le sue maglie aggiuntive. Quindi è tutto il suo corredo. Qui ci sono anche i documenti. Eccoli qua. Guardate. Orologio del 2021. C'è l'istruzione e qui c'è la card di garanzia. Quindi orologio full set. Ricordo che se volete sapere più o meno i prezzi mi contattate sulla mail che metto qui in descrizione. Anzi, no, la metto anche a scorrimento, quindi così almeno è più comoda. Bulova Lunar Pilot. Andiamo avanti. Allora, cambiamo maison e andiamo in casa Tissot. Qui più o meno avete capito cosa si cela all'interno di questa scatola. Senza tanti preamboli, andiamo subito al sodo. Eccolo qua. Allora, qui c'è tutta la scatola. Qui abbiamo un bel PRX. PRX con il suo movimento Powermatic 80. Allora, sarà lì che dorme, ma ora riparte. Tutto originale, indossato pochissimo, penso. Eccolo qua. Bello orologio, eh? Molto bello. Poi questa versione qui blu è molto molto carina. La versione questa da dovrebbe essere 42, non so, allora proviamo. Bello, eh? Niente male, niente male. Qui abbiamo allora l'orologio che sì, dovrebbe essere quella più grande, sì, no, senza, sì, da quella da 41 mm. 41, scusate, no, 42. Allora, qui abbiamo l'orologio e qua abbiamo anche tutte le sue cosine. C'è la sua scatolina. Insomma, c'è tutto, ragazzi. Con la sua scatola, ecco qui. Insomma, è un orologio che non gli manca niente. Quindi, se siete interessati a prendere un bel PRX seminuovo, mi contattate. Avanti, eccoci qua. Passiamo in casa Lorenz. Questa è la scatola. Lì abbiamo anche la controscatola. E vediamo questo Lorenz qua. E lo tiriamo fuori, vediamolo meglio. Anche qui ancora abbiamo la sua, il suo cartellino. Eccolo qua. Questo è un Lorenz che chiaramente omaggia un po' i Rolex. Un po' il Dejaste, quello senza la ghiera zigrinata. Però è un orologio automatico, in buone condizioni. Potrebbe montare un Miota, sicuramente. Questo è il suo fondello, c'è ancora anche il bollino. Questo ha un diametro di, vediamo un po', 40. Allora, piacevole che ha un costo molto accessibile, comunque sia, è un automatico e al polso fa la sua figura. Un 100 metri impermeabile, quindi dovrebbe avere anche la corona a vite. Ora vediamo se ho pressione, non lo so.
Bello, quadrante bianco, acciaio oro, chiaramente laminato oro, no, non oro. Insomma, però, una bella chiusura ricavata dal pieno. Un orologio che ha il suo perché, eh. Vediamo un po' la corona com'è. La corona è a vite, quindi un bel 100 metri, ma tranquillo, tranquillo, ci si può fare bagno al mare con questo senza il minimo problema. Corredato di scatola, libretto di istruzioni, e è un orologio del 2007. Eccolo qua. Però in condizioni, no, scusate, il 2017, però in condizioni ottime. Indossato, proprio comprato, si vede per sfizio, regalate, poi veramente in condizioni perfette, quasi due raffietti, ma niente di che. Ragazzi, guardiamo l'ultimo orologio e poi chiudiamo questo video. Torniamo in casa Bulova. Sì, come ultimo orologio di questo video, ritorniamo in casa Bulova. E vi presento questo qui. Allora, intanto vi faccio vedere che qui ci sono le maglie. Vi presento questo orologio qua. Eccolo qui, questo Bulova Oceanographer 666 Devil, la versione più grande dovrebbe essere quella da 44 mm esattamente. Allora, questo orologio è in condizioni ottime, a parte un difettuccio qua, vedete, su un altro sulla ghiera. Purtroppo ha subito un colpetto dal precedente proprietario, però per il resto è perfetto. Ovviamente il prezzo ne tiene conto di questo difettuccio. Nel caso uno si voglia cimentare a trovare un inserto ghiera, perché o se no se lo tiene così, che è bello. È molto bello questo orologio, molto sbrilluccicante, bello spesso, movimento in miota. È chiaramente la riedizione di un orologio storico, il Devil, però a me piace. La Bulova, ragazzi, è un'azienda che fa orologi prevalentemente per il mercato estero, eh? Infatti fa misure grandi perché vendono tantissimo negli Stati Uniti, vendono tantissimo in Russia e laggiù hanno polsi differenti dai nostri. Comunque, se vi interessa, questo qui è un bel pezzo, una bella opportunità per risparmiare qualche soldino prendendo un orologio che può già andare bene così, oppure eventualmente trovare l'inserto ghiera e cambiarcelo. Qui abbiamo tutti i suoi documenti, eccoli qua. Libricino di istruzioni, eccolo. Non trovo, non c'è la carta, ma insomma, o c'è, no, la card non c'è, c'è solo il libretto di istruzioni. Non vi è la card di garanzia, ma insomma, comunque, sicuramente era fuori garanzia ufficiale. Comunque, Bulova Oceanographer 666. Adesso giriamo la telecamera per i saluti. Eccoci qua, cari amici, siamo arrivati anche alla fine di questo video shopping. Ogni tanto lo faccio, eh? Ogni tanto li faccio, è un po' come lo facevo. Spero che gli orologi che intanto vi ho proposto in questo video vi siano piaciuti, poi ce ne saranno anche altri. Intanto godetevi questi. Se c'è qualche orologio che vi interessa, mi raccomando, contattatemi sulla mail, questa. E niente, se vi è piaciuto lasciateci un bel like, iscrivetevi al canale se lo ritenete interessante. Io per il momento vi saluto, ma ci vediamo presto con altrettanti nuovi contenuti. Ciao!